Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlare della differenza di trattamento riservata alla Juventus e al Napoli. Perché parlo del Napoli? Perché poi vi voglio parlare del caso di Osimhen con gli scambi di giocatori che dovevano andare a Lille, ma poi Lille non li ha visti. Allora, come disse giudice Torsello, dice ci vuole celerità, celerità. Devono essere veloci, diciamo, nelle indagini, quindi non si possono perdere tempo. Infatti la Juventus in giro di 3 ore ha dato 15 punti di penalità, sapendo che poi le plusvalenze non sono reato, ma come anche il Napoli non ha reato. Però la Juventus sono state date 15 punti di penalità in 3 ore, invece la procura di Napoli ha chiesto 6 mesi di tempo. Devo leggere questo articolo qua, che è di qualche mese fa, però per farvi capire. I fari della Procura di Napoli sull'acquisto Osimhen, altri 6 mesi per le indagini. Infatti, come vi dicevo, noi 3 ore, invece loro 6 mesi, che poi daranno altri mesi, mesi, mesi. I magistrati indagano sull'operazione tra il club De Laurentiis e Lille, che ha coinvolto altri 4 giocatori. I tempi rischiano di allungarsi, come dicevo io. Allora, giugno scorso, Mattino scrive che ha messo a disposizione degli indagati Aurelio De Laurentiis e altri dirigenti, che però qui i nomi non ci sono, non so perché. Invece arriva bene, Cherubini, Nedved, la Juventus, già tutti i nomi, gente anche che non si conosceva, però c'era tutto. Tolto questo qua, era uno dei casi su cui si era inizialmente mossa la Procura federale nell'indagine che portò prima alla soluzione generalizzata nei processi sportivi di primo e secondo grado, come è successo anche alla Juve e altre squadre, e poi alla riapertura del caso grazie alle carte inviate dalla Procura di Torino con il clamoroso, come dicevo prima, meno 15 alla Juventus deciso dalla Corte federale d'appello in 3 ore, e invece loro hanno 6 mesi. Però uno dice: cosa c'è che non andrebbe l'acquisto di Osimhen? Tutto nasce dal lavoro dei magistrati francesi, vedete, sono mosse francesi, e dalla denuncia della nuova proprietà dell'Ille su alcune operazioni della precedente gestione. Osimhen fu acquistato per 52 milioni cash integrati poi dalla cessione del portiere Oresti Karnesis, che ha smesso a giugno dopo aver giocato proprio con Lille, di 3 giocatori della primavera di allora, ma mai mai impiegati dal club francese. Luigi Liguori, che ora è in eccellenza con il Casoria, Claudio Manzi, che gioca al Turris in Serie C, e Ciro Palmieri con il Nola in Serie D, però iscritti a bilancio alla cifra di 21.300.000 euro, una cifra di plusvalenza che la Procura federale aveva ritenuto molto sospetta, pur sbattendo sul muro dell'impossibilità, come dicevo anche per la Juventus, di stabilire il valore oggettivo di un calciatore. Infatti, circostanza che si era verificata anche per la Juventus, ma però, siccome c'erano le intercettazioni, qualche email, hanno consentito di superare questo muro e ha dato i 15 punti di penalità. Poi qui dice i tempi, ma che cosa rischia il Napoli? Prematuro ipotizzare qualsiasi sviluppo, ovvio, se la Juventus deve sapere una Serie B, ma per il Napoli non si sa. Ai 6 mesi di proroga, in linea teorica, potrebbe aggiungersi altro tempo, quindi noi facciamo vincere lo scudetto a Napoli, lo facciamo festeggiare, poi dopo, ormai ha vinto, cosa fai? Gli togli il scudetto? Se era la Juventus, ovvio, ma al Napoli non puoi toglierlo, è il terzo che vince dopo 40 anni. E generalmente le procure della Repubblica inviano alla Federcalcio le carte sulla chiusura indagini, come è accaduto a Torino, 3 ore. La Juventus è giunto 3 ore per essere 15 punti di penalità, 3 ore. Poi dice, limitandosi a inviare le informative della Guardia di Finanza, insomma i tempi rischiano sicuramente di allungarsi, anche se la Procura federale chiederà comunque subito ai PM di Napoli il fascicolo. Come dicevo prima, loro non hanno delle intercettazioni telefoniche, ma per me hanno qualcosa di più grave, molto di più grave. Hanno le deposizioni dei giocatori coinvolti, che loro si sono lamentati che il Napoli li ha spediti a Lille, hanno, so se sono stati, diciamo, parcheggiati a Lille della primavera, e poi mandati via, mandati in Italia in Serie C, in Serie D, in Serie B. Sì. Per me questo, ragazzi, è molto più grave, perché la Juventus ha fatto plusvalenze che non sono reato, ripeto, altre squadre, tutte messe a bilancio. Questo
Questi giocatori, erano giocatori, hanno giocato. Questi invece sono andati a Lille, nel caso Osimhen, hanno dato delle deposizioni perché si sono sentiti trattati male da Napoli, sono stati trattati come carne da macello, parcheggiati alla primavera e poi mandati in Italia, giocando in Serie D, in Serie C, tutto questo qua. Quindi ragazzi, io non lo so, per me, allora, ovvio che plusvalenze sia Juventus che anche altre squadre non devono dare nessun reato perché non c'è la norma che costituisce reato. Però intercettazioni si sono carta straccia, si sono in mezzo delle plusvalenze che non sono reato, però qui ci sono delle deposizioni date dai cacciatori che poi, giusto, guarda caso, non dicono cosa, non si dice cos'è che hanno detto. Quindi il Napoli non è che deve stare tanto tranquillo, perché poi, non lo so, ma se si ipotizza che ci sia qualche reato qua, ben peggiore, non so se al Napoli vengono tolti punti. No, penso punti di classifica, no. Però voglio vedere come verrà trattato il Napoli, perché la Juventus ci hanno messo 3 ore, 15 punti di penalità. Il Napoli stesso, diciamo, reato. Si può dire stesso, perché si parla sempre di plusvalenze. E no, e diamo 6 mesi di proroga perché, dai, si può fare subito. Poletti, stanno primi in classifica, devono vincere lo scudetto. Cosa fai? Gli dai subito la penalità? No, allora io la voglio dire: se la Juventus ha subito questo tipo di penalità, che però per me poi verrà eliminata questa penalizzazione. Dovevano dare questa penalità anche a Napoli. E poi se anche loro erano come noi, niente punti di penalità. Però questa differenza di trattamento a me non piace. Perché stessa roba Juventus, stesso Napoli. Tutti e due assolti in primo e secondo grado. Tutti e due. Poi riaperte le indagini. E Napoli, che cosa fai? Diamo 6 mesi di proroga. La Juventus, no, no, via. Quanta c'ha la Juventus ha fatto? Dai, quanto sta in classifica? Seconda? Dov'è che sta l'altra squadra? Qui la coppa arriva a questo qui. Posto 15 punti di penalità, così almeno è fuori dalle coppe. Ragazzi, è questo il succo del discorso, ragazzi. Questa cosa qua. Che stesso reato, a uno in 3 ore lo penalizzi e all'altra le dai 6 mesi di proroga. Questa cosa qui a me non va bene. Se dicono che i giudici sono onesti. Si dice che la giustizia deve essere celere, veloce. A me 6 mesi non è che mi sembra lenta. Di più. Quindi quando qualcuno parla, qualche giudice parla che vuole essere celere, abbia almeno l'accortezza di stare zitto. Perché poi viene fuori che al Napoli dai 6 mesi di proroga. C'è qualcosa che non torna. Vabbè ragazzi, che dire? Fino alla fine, sempre forza Juventus. Mettete un like, commentate, condividete su tutti i vostri social. Fatemi conoscere più persone possibili se vi piace quello che vi porto. Attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!